Ali e l'incantatore di serpenti. Quella notte, un freddo intenso si abbatté sulla casa di Ali, un giovane di 15 anni con occhi scuri e penetranti che riflettevano la saggezza oltre la sua età, riservato e riflessivo, con un forte senso di responsabilità che derivava dal suo ruolo nella gestione del gregge di famiglia, condivideva la vita con la sua famiglia. Il padre Samir, un uomo robusto con una barba folta e grigia, dal carattere forte e determinato, forgiato da anni di duro lavoro nella fattoria, un leader naturale, rispettato e amato dalla sua famiglia. La mamma Fatma, una donna di grande bellezza e forza interiore, praticamente il cuore della famiglia, sempre pronta a offrire conforto e saggezza nei momenti di difficoltà. E il fratello 18enne Ibrahim, un giovane uomo coraggioso e leale, molto legato ad Ali. La loro vita si svolgeva nel villaggio di Karakocan, non lontano dalla città di Elazig, nel Kurdistan turco. La loro dimora era una fattoria che si occupava prevalentemente di pecore, custodite da due robusti cani pastore di razza Kangal. Questi due fedeli compagni, Gunes, Sole, e Ai, Luna, erano fratelli nati dalla stessa cucciolata. Nel cuore della notte, i cani iniziarono ad abbaiare con veemenza, svegliando l'intera famiglia,